Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 14 agosto 1917, seconda parte. In questo solo, credo, consiste la vera santità. Tutte le altre cose sono ombre, larve, spettri di santità. Nel volere divino le virtù prendono posto nell'ordine divino, invece fuori di esso sono soggette nell'ordine umano a stima propria, a vanagloria, a passioni. Oh, quante opere buone e quanti sacramenti frequentati sono più da piangersi innanzi a Dio e da ripararsi, perché vuoti del divin volere e quindi senza frutto. Oh, volesse il cielo che tutti comprendessero la vera santità, oh, come tutte le altre cose scomparirebbero. Quindi molti si trovano sulla via falsa della santità, molti la mettono nelle vie pratiche di pietà e guai a chi li sposta, oh come si ingannano. Se i loro voleri non sono uniti con quelli di Gesù ed anche trasformati in Lui, che è continuata preghiera, con tutte le loro pie pratiche, la loro santità è falsa. E si vede che queste anime passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti, a seminare discordie ed altro. Oh, com'è disonorante questa specie di santità. Altri la mettono ad andare in chiesa, ad assistere a tutte le funzioni, ma il loro volere è lontano da Gesù. E si vede che queste anime poco si curano dei propri doveri. E se vengono impedite di andare in chiesa, assistere alle funzioni,
si arrabbiano, piangono, che la loro santità se ne va per aria, se ne lamentano, disubbidiscono, sono le piaghe delle famiglie. Oh, che falsa santità! Altri la mettono alle confessioni spesse, alle direzioni minute, a fare scrupolo di tutto. Ma poi non si fanno scrupolo che il loro volere non corre insieme col volere di Gesù. Guai a chi le contraddice! Queste anime sono come quei palloni gonfi, che appena un piccolo buco esce l'aria e la loro santità va in fumo e va a terra. E questi poveri palloni hanno sempre da dire. Sono al più portati alla mestizia, vivono sempre nel dubbio e quindi vorrebbero un direttore per loro che in ogni piccola cosa li consigli, li rappacifichi, li consoli, ma subito sono più agitati di prima. Povera santità, com'è falsificata! Vorrei le lacrime del mio Gesù per piangere insieme con lui su queste santità false e far conoscere a tutti come la vera santità sta nel fare la divina volontà e vivere nel divin volere. Questa santità getta le radici tanto profonde che non c'è pericolo che oscilli, perché riempie terra e cielo e dovunque trova il suo appoggio. È ferma, non soggetta ad incostanze, a difetti volontari. Attenta ai propri doveri, è la più sacrificata, distaccata da tutti e da tutto, anche dalle stesse direzioni. E siccome le radici sono profonde, si eleva tanto in alto che i fiori e i frutti sbocciano nel cielo, ed è tanto nascosta in Dio che la terra poco o nulla ne vede di quest'anima. Il volere divino la tiene assorbita in lui. Solo Gesù è l'artefice, la vita, la forma della santità di questa invidiabile creatura. Non ha niente di suo, ma tutto in comune con Gesù. La sua passione è il divin volere. La sua caratteristica è il volere del suo Gesù. Ed il fiat è il suo motto continuo. Invece la povera e falsa santità dei palloni è soggetta a continue incostanze. E mentre pare che i palloni della loro santità si gonfino tanto che pare che vogliono operare ad una certa altezza, tanto che molti e gli stessi direttori ne restano ammirati, ma tuttavia subito ne restano disingannati, e basta per sgonfiare questi palloni un'umiliazione, una preferenza usata dai direttori a qualche altra persona, credendola un furto per loro, credendosi più bisognosi. Quindi, mentre fanno scrupolo delle sciocchezze, poi giungono a disubbidire. È la gelosia il tarlo di questi palloni, che rodendo loro il bene che fanno gli va tirando l'aria e il povero pallone si sgonfia e cade a terra e giunge a imbrattarsi di terra. Ed allora si vede la santità che c'era nel pallone. Che cosa si trova? Amor proprio, risentimento, passione nascosta sotto aspetto di bene, come per avere occasione di dire si sono fatti il trastullo del demonio. Sicché di tutta la santità non si è trovato altro che una massa di difetti, apparentemente mascherati di virtù. E poi chi può dire tutto? Lo sa solo Gesù, i mali peggiori di questa santità falsa, di questa vita devota senza fondamento, perché appoggiata sulla falsa pietà. Queste false santità sono le vite spirituali senza frutto, sterili, che sono causa di far piangere chissà quanto il mio amabile Gesù, sono il malumore della società, i crucci degli stessi direttori delle famiglie. Si può dire che portano presso di loro un'aria malefica che nuoce a tutti. Oh, com'è diversa la santità dell'anima che vive nel volere divino. Sono il sorriso di Gesù. Sono lontane da tutti, anche dagli stessi direttori. Solo Gesù è tutto per loro, sicché nessuno si cruccia per loro. L'aria benefica che posseggono imbalsama tutti. Sono l'ordine e l'armonia di tutti. Gesù, geloso di queste anime, si fa attore e spettatore di ciò che fanno. Non vi è neppure un palpito, un respiro, un pensiero che lui non regoli e domini. Gesù la tiene tanto assorbita nel divin volere che a stento può ricordarsi che vive nell'esilio. Bene, oggi 23 aprile, compleanno di Luisa. Luisa ci ha offerto veramente questo brano, forse sarà uno dei suoi preferiti. Per meditare questo brano
adeguatamente ci vorrebbe una meditazione di almeno 4-5 ore, per cui invito chi ascolterà questa meditazione adesso, a prescindere dai piccoli spunti, insomma, che offrirò, cioè, evidentemente facendo una cernita, perché qui ogni frase andrebbe veramente sviscerata e approfondita. E invito a riprenderla veramente, questa proprio bisogna proprio stamparsela dentro il cervello, e soprattutto quando parla della falsa santità, dei palloni. La via della falsa santità. Allora, il discorso è molto semplice. Quello che Luisa dice, ci sono tanti spunti particolari, che è questo. C'è una santità vera che consiste nel fare la divina volontà e vivere in essa. Usa proprio questi soliti termini tecnici in forma di binomio. E poi c'è la falsa santità, che consiste in una montagna di cose, cioè in un uso malato e a volte fine a se stesso, di quelli che nella ascetica classica sono i mezzi di santificazione, che in molte anime sciaguratamente o diventano fini oppure diventano, come dire, strumenti operati in maniera quasi magica, senza che ci sia appunto da parte dell'anima nessuna attenzione a, appunto, al fondamento profondo della santità, cioè al fatto che se io vado a messa, la messa serve a santificarmi, ma io devo fare la volontà divina. Il congedo della messa è ita missa est, la messa l'hai vissuta nella celebrazione, ora devi viverla nella vita, d'accordo? La preghiera, lo stesso, ha relazione di mezzo a fine. Cioè, la preghiera serve per avere le grazie, perché con le grazie possa fare la divina volontà. La direzione spirituale non è un andare a sfogarsi di tutte quante le proprie cose, a cercare l'affetto, la considerazione umana di una creatura, come dire, spirituale, diciamo così, no? Quindi di un ministro di Dio. O andare a elemosinare in maniera sottile, non si parla qui ovviamente di impurità, attenzioni, affetti, primi posti, considerazione. Io quando leggo queste cose, dopo quasi ormai siamo arrivati a 15 anni di sacerdozio, veramente, cioè, non posso che sottoscrivere parola per parola, sillaba per sillaba di tutto quello che Luisa ha detto, perché è proprio così. Io l'ho visto tantissime volte e situazioni analoghe a questa, situazioni di questo genere, situazioni di gente che non c'era niente di soprannaturale anche nella loro vita apparentemente devota, era tutto, come dire, disgraziatamente molto umano. E quindi stima propria, vanagloria, passioni e tutte quante queste opere apparentemente buone e sacramenti, qui uso dei termini drammatici, sono da piangersi innanzi a Dio. E non da, come dire, lodarsi, perché vuoti del divino volere, completamente vuoti. E allora abbiamo già visto qualcosa. Le pie pratiche di pietà. Molti fanno consistere la santità nel moltiplicare una montagna di preghiere vocali, novene, rosari, devozioni di ogni genere. Ma attenzione, qual è la preghiera continua? La continuata preghiera. Fare in modo che i nostri voleri siano uniti con quelli di Gesù. Nessuno sta dicendo che, figuriamoci, il Santo Rosario, che è certamente una via pratica, è il baluardo della vita interiore, quindi, cioè, nessuno sta dicendo questo, così come nessuno sta dicendo che non bisogna andare a messa, no? Bisogna vedere però, cioè, io so di persone che si dicono un sacco di rosario, e terminato il rosario cominciano a usare quella stessa lingua
che ha recitato tante Ave Marie per fare, come dire, una mattanza, un cimitero proprio. Cimitero di maldicenza, cimitero di lamentele, cimitero di insulti, spesso e volentieri anche cimitero di volgarità, capito? Per cui l'anima che ha detto benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, poco dopo con quella stessa lingua comincia a sparare i vaffa, insomma, se perdoni, insomma, il termine un pochino esplicito, dico, ma cioè, che santità è questa qui? D'accordo? E la moltiplicazione, come dire, indiscriminata dei mezzi di santificazione non significa affatto santificazione. Cioè, non è che io divento tanto più santo quanto più moltiplico solo i mezzi di santificazione. I mezzi di santificazione in alcune circostanze, come dire, possono anche essere bypassati. Qui sai cosa dice? C'è chi mette la propria devozione nell'andare a messa tutti i giorni. Ma che un giorno che non può andare a messa succede il finimondo. Ma che devozione è questa qui? Ah no, 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 se io non faccio la comunione, io non, mi manca, muoio, non posso vivere. Allora, c'è una maniera bella anche, no, ed equilibrata per dire una cosa di questo, per dire una cosa di questo genere. Questo di per sé è un sentimento buono. Ma se un giorno le circostanze ti portano all'impossibilità oggettiva di stare a messa, tu non puoi mica sclerare, come si dice. Il parlare comune e ne vai a meno quel giorno. Il Signore ti darà le grazie legate alla messa e alla comunione in altri modi. Come dice San Tommaso, certo, ordinariamente Gesù usa per dare la grazia ai sacramenti, ma non è adesso ad essi legati. Se una persona non può accedere ai sacramenti, Dio trova altri modi per avere la grazia. Altrimenti si salverebbero soltanto i cattolici, quando sappiamo benissimo che una persona che non è cattolica e che è convinta di stare nella vera religione sua e che cerca di vivere santamente e rettamente, questo lo insegna autorevolmente la Chiesa, quello non va all'inferno, eppure non ha mai toccato un sacramento. Che significa? Significa che il Signore gli ha fatto arrivare comunque quelle grazie necessarie per essere buoni, perché senza la grazia non si può essere buoni, nei modi che lui sa. Quindi, se lo fa con un pagano, con una persona che sta in una religione non perfetta, non vera al 100%, come è il cattolicesimo, ma figurate se non lo fa con un suo figlio che vorrebbe tanto santificarsi al massimo e che in qualche circostanza è impedito. Se un giorno non riesco a fare quattro rosari al giorno, se ho la devozione di fare il rosario integrale, proprio perché non c'è la possibilità, e ne faccio tre, d'accordo? Non è la fine del mondo. Le confessioni spesse, le direzioni minute, cioè è chiaro che la confessione frequente, la non raccomandata a tutti i santi. D'accordo? Ma anche qui la confessione frequente non basta che io vado ogni 8 giorni a confessarmi, accucchiando 4 parole insieme, dicendo, come dire, quelle cose che forse penso di aver fatto, tanto per dire qualcosa, magari alcune me le pure invento perché non so che dire. Allora, che cosa fa? Cioè, la confessione va bene, ma la confessione va fatta bene. Per usarla come mezzo buono, non deve essere una chiacchierata, ma deve essere una confessione. Non deve essere fatta tanto per fare, ma devo andare a vedere le cose che non hanno funzionato, fossero anche le imperfezioni, ma le devo andare a vedere. Qua ce ne stanno una montagna, cioè gli amori propri, andare a vedere i sentimenti reali, le intenzioni profonde con cui faccio le cose, gli eventuali difetti, le gelosie di cui Gesù ha parlato, l'amor proprio, il risentimento, le passioni nascoste sotto l'aspetto del bene. Quindi certo che va bene la confessione, ma purché sia fatta bene. La direzione spirituale, poi parliamo di quest'altro, cioè la vita nella divina volontà, questo qui Gesù, questa lui se la spiega benissimo, cioè il direttore spirituale, il nostro Signore Gesù Cristo, cioè ci sono tantissime anime, questa è una nuova esperienza. Rapporto con Gesù zero, personale, cioè pratiche tante, sacramenti tanti, messa tanti, ma questi con Gesù, io veramente alle volte dico, ma questo ci avrà mai fatto un discorso a cuore con Gesù? Saprà minimamente che significa pregare, a prescindere da tutte quante le devozioni che fa. Vanno dal direttore a sfogarsi un sacco, per chiedere un sacco di cose, a cincischiare, a girare su se stessi, poi magari il direttore gli dà un consiglio, quindi dice lui, e fanno esattamente il contrario.
capito? Quando magari c'è da dare, no? Ma comunque è tutto umano anche lì. Cioè, comprendiamo, io questo è proprio una cosa che quando ho conosciuto bene gli scritti di Luisa, ho proprio visto che questi scritti sono per chi vuole diventare santo sul serio, cioè per chi non è che sta cercando qualche palliativo, qualche compensazione, qualche forma di, come dire, di fuga dalla realtà, di gratificazione. Pensiamo anche a certi ambienti parrocchiali, no? Dove le persone stanno, come dire, si coinvolgono in servizi più o meno rilevanti, ma evidentemente con dei quadri psicologici palesi a volte, no? Di persone che magari nella vita hanno avuto difficoltà, problemi, per carità, sono tutte tante situazioni da accogliere e da compatire, no? Però nel senso che cercano nel servizio, nel ruolo, nell'avere una qualche importanza, un modo per sentirsi che esistono, insomma. Quindi questo è anche psicologicamente comprensibile, ma è chiaro che quel servizio agli occhi di Dio non ha un grandissimo valore, e agli occhi degli uomini molto spesso, anziché regare un beneficio, disturba il prossimo, no? Quindi, perché non è il servizio che ti fa santo, ma dipende dallo spirito con cui tu fai una cosa. Quindi c'è una persona che viene impedita di andare a messa, che si arrabbia e piange perché non posso andare a messa, adesso è la fine, non divento più santo. Ma questo è... Luisa dice che Gesù è disperato quasi per queste cose. Sono causa di far piangere chissà quanto il mio amabile Gesù. Poi dice, sono il malumore della società, i crucci degli direttori, delle famiglie. Portano presso di loro un'aria malefica, ma come una persona che dice rosari, che è devota, che prega, che si confessa spesso, che va a fare la direzione spirituale. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Non per niente Papa Francesco spesso e volentieri dà delle belle suonate, dirette chiarissimamente, non tanto alle persone lontane, alle persone che non hanno, diciamo, una vita cristiana viva, ma a chi ce l'ha, perché conosce bene, da buon gesuita, oltre che da, ormai insomma, sta nel cuore, insomma, dei meccanismi ecclesiali, conosce bene alcune dinamiche, e quindi queste cose vanno corrette, quindi nella predicazione pubblica alcune cose vanno segnalate, e come? Ma che santità è uno che ripeto, si è preso in bocca Gesù Cristo, d'accordo? E appena esce comincia a parlare male a destra, a sinistra, da tizio, caro, semprone, sempre col dito puntato, sempre a vomitare veleno a destra e a manca. Ma dentro quella bocca, quando c'è entrato il nostro Signore Gesù Cristo, ma che cosa pensava? Una bocca tossicata dal veleno. Cioè, non è possibile una cosa di questo genere, no? Quindi questi scritti, questa vita, ti mette per forza di fronte a delle scelte doverose, d'accordo? La santità è... essere attenti ai propri doveri, abbiamo letto qui, come questa, attenti ai propri doveri, è la più sacrificata questa, è quella capace di fare sacrifici, di mettere se stesso, il proprio io sotto i piedi, di mettere gli interessi degli altri davanti ai propri, di staccare da tutti e da tutto, non vada a cercare gratificazioni, affetti, consolazioni, considerazioni umane, stime, applausi, cose che fanno tutti gli uomini. Quindi, distaccata da tutto e da tutti, tutto e tutti. Posso andare a messa? Dio sia benedetto, non posso andare a messa, fiat. Posso dire, posso pregare quanto mi pare? Bene, non posso, fiat. C'ho il direttore spirituale, che Dio lo benedica, non ce l'ho, fiat. Posso confessarmi? Non posso, fiat. Da tutto e da tutti. Ho fatto una cosa, mi hanno detto grazie, Dio sia benedetto, mi hanno sputato in faccia, meglio ancora, non l'ho fatto per essere ringraziato, l'ho fatto per Gesù. Questa è la santità, anche dalle stesse direzioni, d'accordo? Perché la direzione spirituale, quando uno veramente sta sintonizzato con il Signore e con i divini voleri, certo, ha la sua importanza, ma è, come dire, è un compito facilitatissimo quello del direttore spirituale, perché non ha altro fine che sintonizzare sempre, portare l'anima a sintonizzarsi sempre meglio su quello che Gesù vuole, eventualmente aiutarla a riconsiderare qualcosa, se magari
si ha l'impressione che ci abbia capito poco di quello che Gesù vuole, ma il lavoro è molto semplificato. Se l'anima realmente sta in questo rapporto dinamico. Poi chi è santo in questo modo? È nascosta in Dio, come la Madonna. La vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio, scrive San Paolo. Non sta a suonare le trombe o a atteggiarsi o a farsi vedere da tutti, perché la virtù è tutta interiore. E gli interessa quest'anima non che gli altri vedano quanto è santa, ma che lo veda Gesù se è santa. La passione che c'ha, dice, io c'ho la passione di cosa? Della divina volontà, del divino volere. La caratteristica della mia santità? Volere quello che vuole Gesù. Il motto? Fiat, basta. Ma non fiat, perché qui nella divina volontà si sente in giro, cioè anche altri miei autorevoli confratelli, insomma, ogni tanto fanno qualche puntualizzazione, no? Quindi non è che si tratta di fiat, mettere tutte quante le parti, cioè anche alcuni comportamenti, no? Cioè comportamenti esterni, cioè, se noi viviamo nella divina volontà non c'è bisogno che stiamo continuamente mostrandolo all'esterno con modi di essere, con modi di dire, con modi di fare. Fiat, io lo dico nel mio cuore al nostro Signore, non c'è bisogno che in continuazione lo ripeto all'esterno, quasi atteggiandomi, no? Perché purtroppo la nostra vanità, la nostra cosa, ritorna sempre in tanti modi, d'accordo? Chiediti che tutte queste cose, oppure nel parlare, nella divina volontà faccio questo, fiat di qua, fiat di là, ma siamo sicuri che stai cercando, cioè, non ti stai atteggiando un po', non stai dicendo alle persone, vedi, io vivo nella divina volontà, io sto vivendo nella divina, e tu no magari. E quindi ritorniamo un'altra volta con i palloni gonfiati, d'accordo? Con i palloni gonfiati, dice Gesù, i palloni gonfiati, i palloni, che poi ci metti un buco e è finito tutto. Basta un'umiliazione, dice, una preferenza usata da qualche persona autorevole, specie il direttore, verso un'altra, succede il finimondo. Poi succede il finimondo e tu dici, guarda che forse mi sembri un po' geloso. È geloso? Io? Ma per carità, ma non esiste proprio, magari che ti sbagli, d'accordo? È così, purtroppo. Cioè, io sorrido quando leggo queste cose, perché io leggo queste cose e mi scorrono davanti agli occhi episodi realmente vissuti durante il tempo del mio ministero che me l'hanno messa continuamente davanti. Quindi fanno piangere Gesù e sono i cruci degli stessi direttori, perché poi veramente quando un sacerdote degno di questo nome, insomma, nel senso che ha cura il bene delle anime, e io ricordo, insomma, quando ero giovanissimo sacerdote, inesperto, vedere quelle cose che qui Luisa ammonisce, attenzione, che è tuttora dimostrare che siano vere santità, pensavo... C'era un film di Troisi che diceva, pensavo fosse amore, invece era un calesse, insomma. Io dico, ma guarda questa che brava, quest'anima, quanto prega, va a messa tutti i giorni, quanto spesso viene a confessarsi, a fare la direzione, e poi, delle volte, è triste constatare questo qui, delle volte c'era il nulla o quasi. Impressionante. Cioè, si dicono con le lacrime agli occhi queste cose qui, no? Perché veramente poi... E poi l'esperienza, il tempo, la maturazione fanno un attimo comprendere un pochino meglio certe prospettive, no? La santità di chi viene nel volere divino e chi fa la divina volontà è un'altra cosa. Lontane da tutti, anche dagli stessi direttori, è solo Gesù, è tutto per loro. Gesù o chi è devoto alla Madonna Maria non fa niente, d'accordo? Questo è un problema di scelte devozionali personali, no? Ecco, io ho notato tante volte che anche nella storia dei santi, come dire, la complementarietà, il dimorfismo non soltanto fisico ma anche psicologico tra uomo e donna si riverbera anche nella vita interiore. Cioè gli uomini veramente impegnati nella santità sono stati tutti quanti molto devoti alla Madonna, e le grandi donne
sante avevano un rapporto con Gesù del tutto, insomma, spettacolare e peculiare. No, questo non vuol dire che gli uomini non ci abbiano un buon rapporto con Gesù e le donne non ci abbiano un buon rapporto con Maria, però è proprio il, come dire, il punto di convergenza, no? È proprio il punto di attenzione. Penso che sia perfettamente normale che sia questa cosa, anzi, è una lode ulteriore alla perfezione creativa, insomma, che Dio ha messo proprio nella bipolarità, nella complementarietà reciproca, nella completezza reciproca tra uomo e donna. Comunque speriamo di portare in giro un po' di aria buona, un po' di aria benefica, ecco, che possa imbalsamare tutti e portare ordine e armonia. Un'anima che vive nella divina volontà non crea problemi, non crea discordi, non crea confusioni, non crea questioni, d'accordo? Dovunque si trova porta pace, porta armonia, porta ordine. Se fa una cosa sta nascosta, non si mette in mostra, se c'è bisogno la fa, se non c'è bisogno non la fa, senza sgonfiare e affliggere il prossimo. Questa è una splendida anima che ha cominciato a vivere una santità davvero autentica e degna di questo nome. Bene, questa è una Lectio Magistralis, o Santa Vergine Divina Maria, e forse dolorosa, però mi raccomando, tu aiutaci ad entrare dentro il nostro cuore, a smascherare tutte le false santità, tutti i palloni gonfiati, ecco, per poter vivere in quella vera e autentica, l'unica. Fare la Divina Volontà e vivere nel Divin Volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.